Province, la riforma in aula. In ricordo delle vittime sul lavoro. Seduta straordinaria sull'oftalmico. Nella mattina del 13 ottobre il Consiglio regionale si è riunito in seduta straordinaria sulla situazione dell'oftalmico di Torino. Nella pausa dei lavori sono state ricevute due delegazioni, una di lavoratori e utenti dell'oftalmico e una seconda di amministratori e cittadini alessandrini, che ha consegnato al Presidente del Consiglio una petizione con quasi 8.000 firme per il mantenimento dell'attività alla clinica Sant'Anna di Casale Monferrato. Nel pomeriggio l'Assemblea ha commemorato le vittime sul lavoro e ha iniziato l'esame del provvedimento di riordino delle province. In copertina. Il Consiglio regionale ha iniziato l'esame del disegno di legge sul riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in applicazione della legge Delrio. Il provvedimento prevede, tra le novità, la riallocazione in capo alla Regione di alcune materie come l'agricoltura, la formazione professionale e le politiche sul lavoro. Sull'argomento ospitiamo Silvano Esposito, direttore del Biellese, che intervista due relatori del provvedimento. Nel superamento delle vecchie autonomie provinciali non si dovrebbe tener conto di un decentramento interno dei servizi nelle nuove aree vaste, che invece risulta abbastanza irrilevante ad esclusivo beneficio delle aree più forti? È una legge che punta a creare 4 nuove aree vaste al posto delle vecchie 8 province. Questo significa che il Piemonte sarà diviso in 4 per creare efficienza nella pubblica amministrazione, per ridurre i costi dei servizi che non vanno ai cittadini, ma al tempo stesso noi manterremo il livello di erogazione dei servizi sui cittadini. Cioè i cittadini delle province del nord-est non è che dovranno spostarsi su Novara per ottenere un servizio che prima trovavano nel proprio capoluogo, troveranno lo sportello lì. Ma invece che esserci un consiglio provinciale per ogni provincia, ne avremo uno che per le 4 province. Come i servizi sui cittadini non verranno assolutamente delocalizzati. I cittadini devono sapere che le province esistono ancora, a differenza di quanto si dice, però esiste una modifica costituzionale che dovrebbe cancellarle. Cosa fa la Regione Piemonte? Omogenea ovviamente al centro-sinistra che governa lo Stato, e ce le ha fatte rinascere, peraltro facendole rinascere anche male, nel senso che prevedendo già 4 ambiti sovraregionali che sostanzialmente saranno le nuove 4 province piemontese. Quindi il vero paradosso è che a Roma Renzi e Del Rio cancellano le province, in Piemonte Chiamparini e Reschigna le fanno rinascere. Anche quest'anno onoriamo la decisione assunta nel 2010 di dedicare uno speciale momento di ricordo a chi in Piemonte ha perso la vita sul posto di lavoro. I dati in nostro possesso ci dicono che in Piemonte nel 2014 ci sono stati 51 infortuni mortali. Incidenti e morti bianche sono ancora una dolorosa presenza nelle cronache locali e per questo occorre insistere affinché si realizzi pienamente l'osservanza di tutte le tutele per garantire la salute e l'integrità fisica dei lavoratori. Oggi il Consiglio regionale del Piemonte vuole ricordare anche gli imprenditori, artigiani, operai e disoccupati che invece hanno scelto di togliersi la vita per le difficoltà e la profonda disperazione legate a situazioni debitorie, insanabili o per aver perso tutto a causa della crisi. Così il Presidente del Consiglio regionale, Mauro Laus, ha ricordato in aula le morti bianche in Piemonte in occasione della 65esima giornata nazionale per le vittime di incidenti sul lavoro. Quindi l'Assemblea ha assistito alla lettura dei nomi delle vittime, osservando poi un minuto di silenzio. Su richiesta delle opposizioni, il Consiglio regionale si è riunito il 13 ottobre in sessione straordinaria sul destino dell'ospedale oftalmico di Torino. La Giunta ha confermato la chiusura dell'attuale struttura, le cui attività saranno trasferite alla Città della Salute e all'ospedale Giovanni Bosco. L'Assemblea ha bocciato 2 ordini del giorno, rispettivamente di Forza Italia e di Scelta Civica, che chiedevano di non smembrare il nosocomio. Noi continuiamo a ribadire la nostra contrarietà alla chiusura e allo smembramento dello stesso. L'assessore continua a dire che il presidio non verrà smembrato, che le attività verranno mantenute, ma è tutto falso, non è vero, perché se l'assessore ci garantisce, ci dà le prove che questo avverrà,
possiamo anche ripensarci, ma questo non potrà avvenire. Noi vogliamo sapere con quali costi verrà effettuato il trasferimento, dove verranno trasferite tutte le attività. I cittadini e i pazienti non meritano di essere presi in giro. Una seduta di approfondimento, mi sembra del tutto evidente che non si apre, non si chiude nulla, si trasferisce un'attività di eccellenza in due poli nell'area metropolitana. Ci sono ampie garanzie che l'attività verrà mantenuta ai livelli di eccellenza che ha raggiunto, così come nessuno perderà il posto di lavoro. Si tratta semplicemente di dare corso a impegni assunti fin da lontano 2011 che sono del tutto conseguenti con l'impostazione della rete ospedaliera e con la tendenza a creare delle attività interdisciplinari col massimo di osmosi possibile tra specialisti.